Buongiorno, siamo qui col Presidente Fassino, abbiamo avuto un incontro il Governo, il Presidente Letta, il Ministro Saccomanni ed io, insieme al Ministro Franceschini e al Ministro Alfano, abbiamo avuto un incontro quindi ai massimi livelli con la delegazione dell'ANCI, che qui è rappresentato oltre che dal Presidente Fassino, dal Sindaco di Livorno Cosimi, dal Sindaco di Pavia Cattaneo, dal Sindaco di Ascoli. Quindi abbiamo deciso di affrontare diverse tematiche che sono state poste su sollecitazione del Sindaco Fassino, in particolare relativamente alle questioni finanziarie dei comuni. Le questioni sono di diverso ordine, sono di ordine prima di tutto finanziario, nel senso che i comuni chiedono di poter riscrivere un nuovo patto fiscale con il governo, specialmente in relazione alla riforma dell'IMU, che come sapete nelle prossime settimane verrà assolutamente licenziata dal governo come da impegni presi. E il secondo argomento rilevante è quello relativo a un patto istituzionale, di riforme istituzionali che viaggino velocemente e quindi relativamente a tutta la questione che riguarda il riordino istituzionale. Come sapete il governo ha presentato un disegno di legge che riguarda comuni, unioni di comuni, province, città metropolitane. E in terzo luogo ha una nuova stagione relativa alla discussione sugli obiettivi di patto di stabilità e sulle regole del patto di stabilità. Durante questo incontro il Governo, il Presidente del Consiglio in persona, si è impegnato in maniera molto forte ad aprire una nuova stagione, una stagione di concertazione istituzionale su tutti e tre questi argomenti, di collaborazione, di costruzione di soluzioni comuni. In particolare abbiamo preso un impegno e anche cominciato a indicare una direzione che verrà poi affrontata in maniera organica nella legge di stabilità, la direzione per la revisione del patto di stabilità interno, che come sapete ha consentito certamente il risanamento e il raggiungimento di alcuni obiettivi di finanza pubblica, ma anche ha determinato una contrazione notevole degli investimenti e quindi diversi problemi nella qualità di vita delle comunità e così via. E quindi un impegno a rivedere il patto di stabilità in una direzione, di maggiore attenzione agli investimenti necessari, a partire dagli investimenti sull'edilizia scolastica, sulla messa in sicurezza del territorio e così via. Per quanto riguarda invece le altre questioni, a fare in modo che l'IMU ritorni a essere quella che è sempre stata considerata, o l'IMU o quello che sarà, insomma, che i comuni possano contare comunque su un'aliquota a loro disposizione per l'autonomia finanziaria. A tal fine, per il raggiungimento di questi obiettivi, oltre che di altre questioni più puntuali che sono state sottoposte e che credo abbiano trovato un'iniziale risposta e un impegno molto forte da parte del Governo ad essere affrontate nella legge di stabilità di settembre-ottobre, perché come sapete fino ad oggi abbiamo gestito appunto provvedimenti precedenti, dicevo, proprio in relazione al fatto che diverse questioni sollevate sono state riconosciute come giuste, abbiamo anche preso diversi impegni di affrontare soluzioni più puntuali per alcune questioni come il gettito dell'IMU 2012, come il tema del Fondo di Solidarietà 2013, come il tema dei tagli della spending, di affrontare tutte queste questioni in maniera puntuale poi nella legge di stabilità. Quindi nell'arco di questi prossimi due mesi ci attende un lavoro molto intenso, ma credo anche molto proficuo, nell'ottica degli impegni che il Presidente Letta ha preso, cioè di fare della collaborazione con le autonomie un punto chiave dell'azione di governo. Darei la parola al Presidente Fassino. Sì. Io ringrazio naturalmente il Ministro Del Rio e naturalmente il Presidente del Consiglio, i Ministri Saccomanni, Alfano, Franceschini che hanno partecipato all'incontro. Desidero esprimere un apprezzamento in particolare per la tempestività con cui da parte del Presidente del Consiglio e del Governo si è risposto alla nostra richiesta di un incontro. Nel corso dell'incontro noi abbiamo posto, come ha adesso richiamato il Ministro, una questione, diciamo, di ordine generale, che può essere riassunta così.
i cardini su cui si è retto il rapporto tra Stato ed enti locali per molti anni sono tutti usurati. Il patto di stabilità via via è venuto trasformandosi in un vincolo impeditivo a una politica di investimenti. La politica di tagli e di riduzione costante e continua di risorse nei trasferimenti dallo Stato ai comuni ha alterato il patto fiscale e finanziario tra comuni e Stato. Le riforme di natura istituzionale e ordinamentale che sono in corso, superamento delle province, istituzione della città metropolitana, unificazione dei servizi nei piccoli comuni, determinano un quadro, un'architettura istituzionale nuova che anch'essa richiama la necessità di ridefinire ruolo e funzione dei comuni. Quindi, per questo abbiamo sottolineato che al di là di quella che è un'interlocuzione che l'ANCI ha sempre avuto e continuerà ad avere con questo o quel ministro su aspetti di natura settoriale, noi chiediamo che ci sia un tavolo centrale di concertazione e di confronto tra ANCI e governo che consenta di riscrivere e ridisegnare l'insieme dei rapporti che regolano i comuni e lo Stato. E questa nostra richiesta è stata soddisfatta, nel senso che sia nelle parole dei ministri, sia soprattutto nell'intervento del Presidente del Consiglio, c'è stata una risposta assolutamente positiva, laddove il Presidente del Consiglio ha dichiarato, e tutti lo abbiamo ascoltato, credo di essere fedele, interprete, ha dichiarato che si tratta di aprire una nuova stagione nei rapporti tra Stato e enti locali. E noi consideriamo questa affermazione, fatta dal Presidente del Consiglio, con molta convinzione e con una forza di argomentazione che adesso per comodità vi risparmio, ma che ha fatto sì che questa affermazione risultasse a tutti presenti non semplicemente formale o rituale, noi la consideriamo importante. È ovvio che l'apertura di una stagione nuova richiede che si vada rapidamente a un confronto di merito, non solo sui nodi strategici, quei tre nodi strategici fondamentali che ho richiamato, ma anche su scadenze che a breve investono la vita delle amministrazioni comunali, come in particolare la definizione del saldo dell'IMU 2012 e della restituzione ai comuni dei 700 milioni che risultano di scarto tra la stima convenzionale e l'IMU effettivamente incassata, così come si pone il problema di una definizione rapidamente di cosa debba e voglia essere l'IMU e in particolare il rapporto tra IMU e fiscalità locale che ha bisogno di essere definita. Entro il 30 settembre tutti i comuni dovranno assolvere all'impegno di bilancio e di presentare il bilancio 2013 e questo impone che nei prossimi giorni si arrivi alla definizione dell'effettivo contributo che sulla base della spending review ogni comune deve dare a saldo, così come è evidente che la flessibilizzazione del patto di stabilità ha bisogno di essere già sperimentata intorno ad alcuni provvedimenti e misure incluse nel decreto del fare, penso per esempio agli investimenti per la spesa per l'edilizia scolastica, che potranno essere realizzati in un modo o in un altro a seconda di come saranno computati e valutati nel patto di stabilità. Quindi abbiamo posto sostanzialmente, per riassumere, due ordini di questioni. Da un lato la necessità di una ridefinizione di rapporti tra comuni e Stato che investa i nodi fondamentali di questo rapporto, relazioni fiscali e finanziarie, patto di stabilità, riordino istituzionale, e abbiamo posto come secondo punto del nostro confronto la necessità che questo confronto generale precipiti già subito in l'adozione di alcune misure significative a breve che incidono sulla vita delle amministrazioni e sulle loro scelte. Mi pare che si possa dire che l'incontro è stato, almeno così noi lo valutiamo, positivo, non solo per il clima, ma anche per i contenuti che ha espresso, e naturalmente noi adesso ci attendiamo, ma siamo sicuri che proprio per il clima che ha contraddistinto l'incontro così avverrà, si passi rapidamente a
a dare concretezza al tavolo di confronto e di concertazione, anche perché pendono davanti al Parlamento, al Governo e agli enti locali scadenze urgenti. Di una abbiamo abbondantemente parlato, la definizione dell'IMU, ma non è di meno importanza e di minore urgenza l'esame da parte del Parlamento del provvedimento che il Governo ha varato di riordino del sistema istituzionale degli enti locali, superamento delle province, città metropolitane e tutto ciò che quel provvedimento comporta, così come abbiamo bisogno di avviare a breve anche la riflessione sul patto di stabilità. In ogni caso, a conclusione, io confermo quello che ho detto a nome dell'ANCI a conclusione della riunione. I comuni hanno dimostrato ampiamente in questi anni la loro responsabilità perché si sono fatti carico di concorrere alle politiche di rientro e di risanamento dello Stato in misura rilevante, anzi così rilevante che possiamo dire senza ombra di smentita che i comuni hanno proporzionalmente contribuito al risanamento dello Stato più di quanto non abbiano fatto altri livelli istituzionali. E tutto questo dimostra la nostra responsabilità. Noi vogliamo continuare a essere, ovviamente, parte delle politiche con cui il Paese risana i propri conti e si rimette sulla strada dello sviluppo. È ovvio che l'assunzione di responsabilità di cui abbiamo dato prova e che vogliamo continuare a manifestare sarà tanto più efficace in quanto noi si sia pienamente partecipi delle scelte che si fanno e ci sia quindi l'attivazione di tutti quei meccanismi di condivisione, di compartecipazione che sono fondamentali per essere pienamente responsabili. Dal Governo è venuta la chiara e inequivoca manifestazione di voler condividere con i comuni le scelte che via via si faranno. Il Presidente del Consiglio ha detto in modo esplicito: il Governo non intende procedere da solo e non vuol decidere da solo. Noi pigliamo atto con soddisfazione di queste dichiarazioni e naturalmente siamo pronti a concorrere alle scelte che si dovranno compiere. Grazie Presidente Fassino, non so se il Sindaco Castelli, il Sindaco Cattaneo o il Sindaco Cosmi vogliono aggiungere, se ci sono domande. Bene, allora grazie.